Io sono Flavio, siamo due ragazzi del liceo classico Gregorio Dulena di Termini Imerese, Palermo, e oggi siamo lieti di presentare per la sezione teatro, in rappresentanza della regione Lombardia, da Milano, i ragazzi del liceo Beccaria. Presentano il progetto SLIP. La fiaba, con la voglia di crearne una da zero, attuale ed originale, si è preso spunto dalla tela addormentata per analizzare il sonno. Quell'assopimento intellettuale dovuto alla proliferazione di mondi virtuali, app, social, che creano vite parallele e ci sganciano dalla realtà. Un sonno dal quale tenteremo di risvegliarvi. Buona visione. Tanti anni fa, in una terra lontana, vivevano un re e la sua bella regina. A lungo essi avevano desiderato la nascita di un erede, finché un giorno, finalmente, nacque loro una figlia, a cui dettero nome Aurora. La chiamarono così perché da quel giorno la loro vita sembrò rischiarata dalla luce del sole. E il re proclamò in tutto il suo regno una grande festività perché tutti di alto o basso rango potessero rendere omaggio alla piccola principessa. La nostra storia ha inizio in questo giorno festoso. Benvenuti, benvenuti. Eccoci tutti qui al Palazzo Reale, riuniti per l'evento dell'anno, il battesimo dell'unica e sola futura erede al trono, la principessina Aurora. Ecco il re. Ecco la regina. Salve. Che bravi genitori. Ecco la principessa nelle mani della mamma. Oh, che carina. Carina! Vero? Ed ecco gli ospiti. Avete visto? Ho un vestito verde in un palazzo giallo! Ma sono loro o non sono loro? Certo che sono loro! Le nostre fate, Flora, Fauna e Serenella. Guardate come sono buone, belle e simpatiche. Bellissime! Migliorose! Le fate interagiscono con la piccola. Ah sì, soprattutto se ci avrei a guardarle, vero Serenella? Ah, dopo dovete proprio dirle che il blu non è il suo colore. E quel tessuto poi, lo sanno tutti che il blu è fuori stagione. Ma non dite stare a Dio con quell'abito, non dite? Quando è mia vita verdiana, prima sembrava un elefante e ora un ipopotamo. Pardon, sistemate. Mi chiedo sempre come mai Gertrude non si sia sposata. È tanto fine, non vi pare? Quanti baci e abbracci, che belle amicizie. Siamo al completo? Forse però ci siamo dimenticati di qualcosa? O di qualcuno? Hey!
vista. Beh, se è così, forse è meglio che me ne vada. E non vi siete offesa, eccellenza? Ma no, maestà. E per mostrarvi che non servo rancore, anch'io voglio porgere un dono alla bimba. No! Ascoltate, tutti quanti. La principessa in vero crescerà in grazia e bellezza, amata da tutti coloro che la circondano. Ma prima che il sole tramonti sul suo sedicesimo compleanno, ella si punterà il dito con il muso di un arcolaio e morrà! Da bambina la guardavo la bella addormentata nel bosco. La bella addormentata nel bosco. Avete capito? La bella addormentata nel bosco, non la brutta! La media, la carina addormentata nel bosco, no? E mi faceva rabbia, allora come oggi, pensare che non sarei mai stata come lei. Così alta, così bionda, così bella, così perfetta. Ogni giorno mi scontro con lo sguardo di persone sconosciute, uno sguardo duro, che mi giudica ma non sa davvero chi sono io. Ma chi sono io? Sono semplicemente un essere umano. Una giovane donna che deve ancora capire qual è il suo compito su questa terra. E nulla, o nessuno potrà cambiare questa realtà. Quel vestito e il trucco non mi renderanno la bella addormentata nel bosco. Continuerò ad essere io. Con tutte le mie imperfezioni e le mie fragilità, perché la mia umanità mi rende unica e vera. La perfezione la lascia la bella addormentata che vive in una fiaba. E anche tu, tu e tu laggiù che ti nascondi, siamo tutti meravigliosamente e sì, imperfettamente umani. E respiriamo, viviamo e amiamo grazie a questa nostra imperfetta umanità. Thank you.
500 milioni di amici senza farti qualche nemico. È sufficiente un po' di logica per arrivare al succo della questione, amici. Se voi foste gli inventori di Facebook, avreste inventato Facebook. È gente che conosce gente. E mi servono le loro mail. Un miliardo di dollari non è fico. Sai che cos'è fico? Un miliardo di dollari. Io credo che se i suoi clienti vogliono sedersi sulle mie spalle per dichiararsi altri, hanno il diritto di provarci. Ma io non sono obbligata a divertirmi ascoltando tutte queste bugie. Lei ha una parte della mia attenzione, il quantitativo minimo. Il resto della mia attenzione è rivolto ai miei amici di Facebook, dove io e i miei colleghi facciamo quasi che nessuno, inclusi e soprattutto i suoi clienti, sono intellettualmente e creativamente in grado di fare. È una risposta adeguata alla sua stessa domanda? O non essere. Questo è il vero dilemma. Chi sono io? Chi sei tu? Forse sono un fiume di montagna che rispecchia chiunque voglia sporgersi con la sua splendida immagine. Si apriva sempre con quei 120 bambini che, non appena calava il sipario, distruggevano quel sottofondo i genitori emozionati con il solito sì lino della mia scuola elementare. La maggior parte delle volte dovevo solo leggere o fare qualche piccola parte travestita da qualcosa, un oggetto, un animale strano, e la cosa non mi agitava per niente. Tutto rigorosamente col flauto. Ma questa volta era diverso. Strumento malvagio. Era uno spettacolo tutto senza parole, fatto di gesti, vestiti colorati e musica. Ero così contenta perché la trama mi piaceva molto. Avevo visto tante volte il cartone animato della Disney e sapevo perfettamente che ruolo volevo avere in quello spettacolo. Allora, quel giorno, nello spettacolo, toccò a me parlare e presi il microfono.
Signore e signori, ladies and gentlemen, siamo qui oggi per... L'unica, insostituibile, strega della bella addormentata. Da qui un bambino mi doveva togliere il microfono, ma si dimenticò e mi fissava con un dito nell'orecchio. Lo fissai anch'io allora. E a quel punto me lo tolse, ma per la figura appena fatta si portò via anche un bottone della mia camicia. Capivo i suoi pensieri, le sue azioni. Mi ero trasformata in malefica. Lo spettacolo andava avanti comunque. I 120 bambini cantavano, stonati, ballavano e teoricamente dovevamo essere ordinati, ma risultavamo di fatto ordinati quanto i miei appunti di matematica. Poi suonavano male e recitavano molto male. Ed è così che sono arrivata a chiedermi quale fosse la morale della favola, stando dalla parte della strega. Quando finiva quella tortura e finalmente si andava a mangiare, il momento clou della giornata, partivano applausi, nonne che tiravano fuori il portafoglio pieno per i propri nipotini, poi inchini stortissimi e ancora foto. Ho sentito diversi pareri su questa fiaba. C'è chi dice che la morale riguardi il vero amore, ma io non ci ho mai creduto, perché il principe conosceva appena Aurora quando era risvegliata dal suo profondo sonno. No, era tutto nato dal fatto che nessuno aveva pensato di invitare la strega al battesimo della bambina. Così lei, giustamente, si era offesa e aveva deciso di vendicarsi. Io, dopo essermi immedesimata in quel personaggio, la capivo, perché anche io mi sarei arrabbiata tanto venire esclusa così. Così, da quel giorno, la morale della favola per me è diventata questa. Ricordati sempre anche delle persone più lontane o più antipatiche quando devi invitare qualcuno a una cerimonia, che sia una cerimonia amico o un lontano parente. Tu invitali sempre, perché se sono permalosi, chi lo sa di che cosa sono capaci. Alla fine non è importante come lo fai, perché lo fai. Noi ci dimenticavamo di una battuta e il pubblico era felice. E anche noi eravamo felici. In quelle due ore potevamo fare tutto. Anche se forse, rivedendolo oggi, piangerei dalla vergogna. Ma ero felice. E la morale della favola? Divertirsi. The clouds hung, a storm over this road. You're dreaming, or at least you've got your eyes closed. Dormant love you built inside your stubborn way. Well, it's begging now for air on the sudden breath of change. Scusate, ma in tutto questo, qual è la morale di questa favola? La morale! Sì! Avesse voglia di insegnare qualche cosa, potrebbe insegnare alle fanciulle che chi dorme non piglia pesci, né marito. La bella addormentata nel bosco dormì 100 anni e poi trovò lo sposo. Ma il racconto forse è fatto apposta per dimostrare alle fanciulle che non sarebbe prudente imitarne l'esempio. Secondo me è proprio quasi ozia. Cioè? Cosa è sonno? E cosa è la vita reale? Nel senso, i social sono il sonno, giusto? Il distacco dalla realtà. Ma sono anche il miglior modo di esprimerla. E la realtà è il sonno dai social, ma anche il miglior modo di esprimerli. E ognuno dei due ci rappresenta un po' come non siamo, ma vorremmo essere nella...
risolverlo. Se gli uomini reali o virtuali che siano, la soluzione ce l'ho. Beh, ma dipende tutto da come uno interpreta la storia. Tutto ciò che abbiamo creato, amato, vissuto, ha fatto in modo che noi pensassimo in un certo modo. Ciò che abbiamo passato, ogni attimo che ci diversifica dagli altri, è il modo che ci ha creato il nostro modo di pensare. Perciò io potrei trovare una morale della favola come potresti trovarla tu, o potrebbe trovarla chiunque altro, e potrebbe essere tratta da qualsiasi punto della storia. Addirittura ce ne potrebbero essere diverse nella stessa storia, perché è piena di attimi che potremmo cogliere anche nella realtà. Perciò per me non esiste la morale della favola, c'è solo queste persone che vivono la loro storia. Se immagino quante volte mi sono sentita dire trova la morale della favola. Da quando alle elementari mi ricordo che le maestre mi leggevano le favolette, oppure ancora la mamma prima di andare a dormire. Adesso, nelle prime versioni di greco latino che finivano tutte con il solito fabula doce. Ma in fondo cos'è la morale? Voglio dire, al bambino che ha solamente voglia di sognare, quale insegnamento può servire davvero? Certo, ognuno ha le proprie idee sulla vita e sulla favola. Non riesco a capire come può esistere qualcosa che in una semplice frasetta metta d'accordo tutti. No, secondo me non è possibile. Perché associamola a tutto questo mondo di fantasia nella vita reale. Gli insegnamenti ce li costruiamo noi, con i nostri sbagli, le nostre esperienze. E in poche parole, con il nostro vivere ogni giorno. Fin da piccole ci insegnano che le fiavole e le favole hanno una morale. Da Cenerentola abbiamo imparato che non dobbiamo disperare dai guai. Prima o poi la fata turchina arriva e ciega delle scarpe bellissime e comodissime, si spera. Mentre come Biancaneve non dobbiamo accettare mele da adorabili occhiette, perché le apparenze possono ingannare. Anche se forse il porro sul naso faceva già intuire. Comunque, non importa quello che può succedere, un principe azzurro arriva sempre a salvarci. Come Filippo che sveglia Aurora con il bacio del vero amore. Ma quando cresciamo ci rendiamo conto che questa morale ci insulta, ci rende donne deboli, fragili, che senza un uomo sono o schiave della matrigna o addormentate perenni o morte. Ma se la principessa non dovesse essere salvata da qualcun altro, se Aurora si fosse svegliata da sola e avesse condotto il regno con prosperità? La domanda sorge spontanea. La morale della favola ci insegna sempre il giusto. Ma perché bisogna avere bisogno di una morale? Ci sono tanti bellissimi racconti che non ne hanno una. Ma non è una mancanza. Semplicemente non sono stati creati per insegnare qualcosa. Magari sono stati inventati per un altro scopo, come nel caso della Bella Addormentata nel Bosco, quello di far sognare. Far sognare le bambine di tutto il mondo che un giorno arriverà un principe che le salverà da ogni pericolo. Ma il sogno un po' annoia, bisogna svegliarsi, perché la realtà della vita non aspetta nessuno, e come il tempo scorre. Già. Ma però nella fiaba, cioè questa è una fiaba, vabbè, nella favola, quello che è. Cioè, la morale non è fondamentale. No. Qual è la differenza tra favola e fiaba? No, è la fiaba. 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 No, è Thank you.
ringraziamento e un applauso a tutti i ragazzi di Milano, a cui consegniamo questo attestato di partecipazione. Un ringraziamento anche ai referenti del progetto, il professor Andrea Marco Bernardinello. Tobia Rossi. E anche un ringraziamento speciale alla professoressa Ilaria Isopi. Grazie a tutti.